Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, benvenuti ad Art Attack, l'unico vero programma che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. Allora, andiamo subito all'attacco. Sentite un po', ma la notte, quando siete soli nella vostra cameretta, non vi capita mai di pensare che c'è qualcosa che non va? Cos'è? Oddio, sento qualcosa che arriva, cos'è? È uno scherzo! Ma come, non la conoscete, ragazzi? Ve la presento! Salve! Come va? La famosissima Mano Morta, con delle dita spaventose che fanno davvero venire i brividi! E poi, se volete, potete usarla anche dentro casa per spaventare la gente. Allora, vogliamo vedere un po' come si fa a realizzarne una? Vediamo! Per realizzare la mano morta dovete appallottolare della carta di giornale per formare una pallina schiacciata, pressappoco delle stesse dimensioni della vostra mano. Accartocciate un'altra pallina, stavolta leggermente più piccola, e piazzatela sotto la prima per realizzare il polso. Ora arrotolate 5 salsicciotti di carta di giornale per formare le dita e il pollice. Posizionatele intorno al palmo. Poi incollate tutto al posto giusto con del nastro adesivo. Una volta fissato il tutto saldamente avrete una mano bella, solida e resistente come questa. Adesso però dovete darle la forma degli artigli e quindi basterà piegare all'interno le dita, vedete, in questo modo. Ma dobbiamo farle anche i brandelli di carne e le venuzze tipiche di una mano come questa. E come facciamo? Semplicemente arrotolando dei fogli di carta di giornale e fissandoli con del nastro adesivo. E dobbiamo fare anche le ossa rotte, vedete, basterà arrotolare dei fogli di carta bianchi e poi fissare anche questi con del nastro adesivo. Oh, che impressione! Vabbè, vediamo insieme il prossimo passaggio. Dovete infilare i pezzetti di ossa e la carne lacerata alla fine del polso per ottenere questo effetto mano mozza con i brandelli che penzolano. Potete aggiungere delle unghie per renderla ancora più minacciosa. Ritagliate delle sagome ad artiglio da un pezzo di cartone o da una scatola di cereali e incollatele sulle dita. Appena siete soddisfatti della posizione che avete dato alle ossa e ai brandelli di carne, incollateli saldamente al polso. Usate tanto nastro adesivo per fare questa operazione, fatela con cura, non abbiate fretta. E quando avremo incollato tutto al posto giusto, la nostra mano, vedete, dovrebbe essere come questa. Adesso però dobbiamo aggiungerle dei frammenti di pelle e per farlo utilizzeremo della carta da cucina e una miscela di colla e acqua in parti uguali. Vediamo! Ricoprite la mano con la miscela di colla e acqua e posateci sopra dei pezzetti di carta da cucina o carta igienica. Ecco, così. Poi ricoprite tutto con un altro strato di colla. Dovete rivestire l'intera mano con uno strato di colla e carta da cucina. Non c'è bisogno che siate accurati, anzi, più la carta risulterà piena di rughe e piegoline, maggiore sarà l'effetto di una pelle vecchia e putrefatta. Infilate per bene la carta e la colla in ogni piega, anche sopra le unghie. Può essere un'operazione un po' laboriosa, quindi fatelo con calma, dedicandovi tutto il tempo necessario. Una raccomandazione importante: non ricoprite di carta e colla i brandelli di carne lacera che fuoriescono dal polso. Potete anche aggiungere delle venature realizzandole con dei rotolini di carta da cucina. Immergeteli nella miscela di colla e appoggiateli sul dorso della mano. E mi raccomando, non premete le vene con forza perché devono rimanere in rilievo rispetto alla mano. Quando avremo ricoperto il tutto con un primo strato e avremo aggiunto anche le venuzze, dovremo avere qualcosa di simile a questo. Vedete, la carta da cucina fa sembrare tutta la pelle della mano veramente avvizzita e poi anche le vene si sono indurite. Bene, adesso dobbiamo dipingerla. Possiamo decidere se utilizzare i colori a tempera o quelli acrilici. Provate con questo. Che ne pensate di usare un orribile verde mostro? Un colore simile alla muffa? Magari mischiandolo con delle striature di verde più chiaro, tipo passata di verdure andata a male.
potete fare gli artigli o le unghie di un bel giallognolo rivoltante. E per il polso e la carne lacerata usate un bel rosso sangue acceso. E quando avremo finito di dipingerla e avremo aggiunto tutti i dettagli, guardate, queste vene rosse di sangue, queste altre in rilievo, e poi le dita, le unghie, ah, una mano macabra che si insinua ovunque, seminando terrore. Ah! Insomma, adesso possiamo utilizzarla per spaventare tutta la famiglia. Vengo a prenderti. Scherzetto. Ma guardate un po', ragazzi, quanti scherzetti diversi possiamo fare con queste mani. Guardate, questa è una mano rossa, sbuca da un cassetto, eccola qui. E poi ha delle unghie arancioni affilatissime, addirittura un anello con un teschio. Ma che cosa ne pensate di quelle due mani lì? Guardate, sono appoggiate così tranquillamente su una poltrona, hanno del pelo sintetico, sono un po' più chiare, insomma, sono delle vere mani da lupo mannaro. Ah, allora uno arriva, no, così, dice: ah, vai, io mi siedo sulla mia poltrona, ah, per rilassarmi, ah, e gli prende un colpo. Allora, insomma, provate anche voi a fare delle mani mostruose con le vostre mani. Provateci. Ciao, ciao, sono sempre io il vostro capo. Oh, quelle mani sono veramente grottesche. Ma se volete farne una per spaventare i vostri amici, accartocciate una palletta di carta per fare il palmo e incollategli accanto una palletta più piccola per il polso. Incollate intorno al palmo 5 salsicciotti di carta di giornale di diverse lunghezze per realizzare le dita. Piegate le dita in modo che la mano assuma una forma d'artiglio. Applicate dei lembi di carne che fuoriescano dal polso e posizionate delle unghie di cartone sulle dita. Incollate tutti questi pezzi al loro posto. Poi ricoprite tutta la mano con la carta igienica e la miscela di acqua e colla vinilica, lasciando scoperti i lembi di carne che escono dal polso. Appena la pelle sarà asciutta, dipingete la mano con dei colori terrificanti e adesso è pronta per essere appoggiata da qualche parte e spaventare i vostri amici! Realizzate anche voi questa mano morta, se ne avete il coraggio. Oh. Ragazzi, ormai lo sapete, no? Neil è in grado di realizzare un disegno praticamente con qualsiasi cosa gli capiti a tiro. L'altro giorno lui è rimasto a casa e allora gli è venuta l'idea di mettere del cibo nel giardino per attirare degli animali selvatici. Aspetta un po', aspetta un altro po', non arrivava nessuno. Allora ha deciso di saccheggiare il giardino e il magazzino per far apparire lui qualcosa di grosso. Cercate di capire che cosa combinerà questa volta, ma soprattutto dove utilizzerà queste arachidi e questo contenitore nero. Vai Neil, tocca a te! Thank you.
avete visto che bella scena? Ma soprattutto avete capito dove ha utilizzato il contenitore nero e le arachidi? Vogliamo rivedere? Vediamo. Eccolo qui, sta arrivando, li appoggia e li ha utilizzati per fare la faccia e gli occhi del pettirosso. Beh, geniale. Ora vi mostro un'ottima tecnica per creare delle stampe veramente uniche. Solitamente questo effetto si raggiunge solo intagliando pazientemente un pezzo di legno per fare un disegno, ma Art Attack ha escogitato un sistema molto più semplice e infatti noi useremo questa, della plastilina. Ne prendiamo un pezzo e iniziamo a lavorarla, vedete, fino ad ottenere una palla come questa. Poi ci procuriamo un vecchio vassoio, la appoggiamo, prendiamo un matterello, mi raccomando chiediamo il permesso alla mamma e iniziamo a spianarla, vedete? Un po' di qua e un po' di qua, fino ad ottenere uno spessore di circa un centimetro, come questa. Bene, adesso siamo pronti per creare la nostra immagine e useremo questa, una penna a sfera. Guardate! Quando fate il disegno, ricordatevi di premere la penna con forza, ma cercate di creare delle forme più semplici possibile. Questo disegno rappresenta uno scarabeo, simile a quelli dell'antico Egitto. È bello perché ha questi solchi sul dorso. Ed ecco anche le zampe. La cosa fantastica è che se fate un errore potete spianare di nuovo la plastilina e ricominciare da capo. Potete anche disegnare una cornice. E ancora una volta ricordatevi di disegnare delle forme semplici. Trattini e puntini vanno benissimo. E quando avremo finito di intagliare dovremo avere qualcosa di simile a questo. Come vedete qui i lati sono stati ritagliati con un coltello di plastica per avere una forma rettangolare. Bene, se siamo soddisfatti del nostro disegno allora è arrivato il momento di stampare. E useremo un po' di tempera o di colori acrilici, un foglio bianco e un bel pennellone morbido. Vediamo come si fa. Spennellate uno strato di colore molto sottile. E una volta ricoperto, appoggiateci sopra delicatamente un foglio di carta. Ora premete con forza con le mani sopra il pezzo di carta. E ora arriva la parte divertente. Peliamo via il foglio molto delicatamente e riveliamo il disegno. Guardate che bello. Oh, poi non preoccupatevi se c'è qualche punto senza colore. Fa parte dell'effetto tipico della stampa e con questa tecnica possiamo stampare quante volte vogliamo. Basterà solo pulire lo stampo sotto l'acqua, asciugarlo con della carta da cucina e ricominciare a stampare. E poi non preoccupatevi se qualche solco si rovina. Basterà rinciderlo con la penna. E guardate soprattutto quante cose diverse possiamo fare. Guardate, qui c'è un poster, la figura della stampa è sempre la stessa, però è stata fatta in quattro colori diversi. Ma guardate che belli invece questi bigliettini d'auguri. Uno è viola, l'altro è verde e blu con un delfino che fa un salto. Beh, ragazzi, adesso sbizzarritevi, provateci anche voi e provate a stampare con la plastilina. Oh, che idea realizzare un disegno sulla plastilina per creare una stampa! E questa tecnica mi ha suggerito un attacco d'arte davvero impressionante! Forse la cosa più impressionante che abbia mai fatto in vita mia! Beh, di sicuro è il pasticcio più impressionante che abbia mai fatto in vita mia! Questa sì che è un'idea che vi farà stare al centro dell'attenzione quando andate ad una festa. Guardate, troppo forte, che mal di testa! Carina, eh? Allora, vi va di fare una spada come questa? È molto semplice. La prima cosa da fare è procurarsi un pezzo di cartone più o meno di queste dimensioni. Poi abbiamo bisogno di un righello. Allora, dobbiamo innanzitutto misurare la larghezza della nostra testa. Lo appoggiamo sulla punta del naso e prendiamo una misura più o meno da questo punto a quest'altro. Allora, vediamo un po'. La mia testa misura circa 17 cm. Segniamo questi due punti con un pennarello nero sul pezzo di cartone. 0,
17, ecco qua, fatto, perfetto. Oh, adesso dobbiamo misurare però la parte superiore della testa e ci dobbiamo aiutare con un pezzo di spago. Lo appoggiamo, vedete qui all'attaccatura di questo orecchio, e prendiamo la misura fino dall'altra parte. Bene, adesso tagliamo questa parte in eccesso e poi vediamo come procedere. Ora che avete tagliato lo spago della lunghezza giusta, appoggiatelo sul cartone a forma di U rovesciata, in modo che le due estremità dello spago combacino con i due puntini che avete segnato. Lo spago vi servirà da guida per il disegno. Con un pennarello tracciatene il contorno. L'inizio e la fine della riga devono toccare i due puntini. Rimuovete lo spago e rifinite quest'arco. Non preoccupatevi se sbagliate in questa fase. Raddoppiate l'arco, tracciandone un altro a circa un centimetro tutto intorno. Su questo bordo esterno realizzate una riga più spessa della prima. Questo passaggio è molto importante, perché se non lo fate c'è il rischio che la fascia vi scivoli via dalla testa. Ritagliate questa sagoma. Quando l'avrete ritagliata avrete una fascia di cartone come questa. Oh, prima di andare avanti però è il caso di misurarla di nuovo e di vedere se è della misura giusta. Allora, io direi che è perfetta, voi che ne dite? Adesso dobbiamo irrobustirla. Allora prendiamo dei fogli di carta di giornale, li attorcigliamo e li applichiamo intorno alla fascia di cartone. Mettiamo tanto nastro adesivo e dovremmo avere qualcosa di simile a questo. Eccola qui, beh, io direi che questa è decisamente più robusta. Adesso non ci resta che disegnare la spada con la quale farci trafiggere la testa. Mettete la fascia su un grande pezzo di cartone. Su un lato della fascia disegnate l'impugnatura della spada e parte della lama. Sul lato opposto disegnate la punta della lama. Se volete proprio essere sicuri che le due sezioni della spada siano perfettamente allineate, potete anche tracciare il resto nel centro. Rimuovete la fascia e rifinite le estremità dell'elsa e della punta, nei punti in cui si uniranno alla fascia. Ritagliate solo questi due pezzi, tralasciando la parte centrale. Quando li avrete tagliati, posizionateli ai due lati della fascia e fissateli con del nastro adesivo. Ecco, così. Perfetto. E ricordatevi di ricoprirla con una montagna di nastro adesivo per renderla veramente solida. A questo punto dobbiamo dipingerla. E guardate, la lama è stata fatta con due grigi, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro. Poi è stata rifinita con un pennarello nero, il manico è dorato con questi brillantini rossi. Ah, cosa importante, mi raccomando, ricordatevi di dipingerla da entrambi i lati. A questo punto potete indossarla, guardate un po'. Che mal di testa! Ah, poi potete variare i soggetti, guardate questa, Ditemi se vi piace. Una freccia che ci trafigge e possiamo fare dei soggetti pazzi, strampalati. Guardate un po' questo serpente che passa, che sensazione strana, da una parte all'altra. Insomma, ragazzi, divertitevi a fare quello che più vi piace, ma soprattutto fatevi trafiggere la testa da una parte all'altra. Noi ci rivediamo nella prossima puntata con tanti nuovi lavori ancora tutti da scoprire qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao.